La cupola del Pantheon è una perfetta semisfera che poggia su una base cilindrica di muratura che misura più di 43 metri di diametro. Questa incredibile struttura fu costruita in modo tale che lo spessore delle sue pareti si riduca man mano che si cresce d'altezza. I 6 metri di spessore della muratura alla base del cilindro diventano dunque due scarsi all'oculo. L'oculo è il famoso foro del Pantheon, un buco perfetto di quasi 9 metri di diametro che dà luce a tutta la cupola. Ma essendo sempre aperto, da quel foro, oltre la luce, entra anche la pioggia? Si domandano in molti. Da sempre a Roma si racconta che, nonostante il foro, la pioggia non entri nel Pantheon, scompare, svanisce. Questa leggenda prese corpo tanto tempo fa, quando, senza energia elettrica, migliaia di candele venivano accese per illuminare la chiesa. Il calore prodotto dalle loro fiamme formava una corrente d'aria calda, oggi diremmo un effetto camino, che, salendo verso l'alto, nebulizzava la pioggia, dando la percezione così che l'acqua non entrasse nel tempio. In realtà piove anche nel Pantheon e l'acqua precipita sul pavimento di marmo che gli antichi romani costruirono leggermente concavo in modo da far convogliare tutta la pioggia nei 22 fori che si nascondono tra le tarsie di marmi policromi.